Bueno, bienvenidos todos a la reunión número 36 del ciclo de conferencias de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Ahí voy. El profesor Máximo Gabriulo, doctor de investigación en Hebraística. è direttore del Centro Cardinal Bea per gli studi giudaici della, Pontifici della Pontificia Università Gregoriana, nella quale è anche docente presso il Dipartimento di Teologia Biblica. Svolge inoltre insegnamenti presso l'Istituto Partistico Agustinianum, ha insegnato cultura ebraica all'Università La Sapienza di Roma ed è stato docente di latino greco eh, al liceo per molti anni. I suoi principali ambiti di ricerca sono il Nuovo Testamento nel contesto, contesto giudaico, la letteratura cristiana antica e i suoi rapporti con quella ravinica. Di Alessandria e l'istoriografia biblica. Tra le pubblicazioni recenti, ricordiamo Il Profumo di Abramo, un libro sulla recensione del personaggio biblico nel cristianesimo e nel, nel giudaismo dei primi secoli, ma il suo interesse per Espinosa si concentra sul compendio della grammatica ebraica, del quale ha fatto una traduzione in italiano in una edizione curata dalla professoressa Apina eh, Totaro. Ovviamente, questa è una presentazione molto breve del professore Massimo Giaggiulo, che appunto oggi ci parlerà. Sul compendio della Grammatica della Lingua ebraica. Colgo l'occasione per ringraziarvi di essere qua con noi e passo quindi la parola al professore Giarrulo. Buonasera. Eh, per prima cosa vorrei ringraziare il professor Pablo Dreisig per l'organizzazione e per avermi invitato e anche Augusto per la traduzione che farà in, in spagnolo. Eh, ringrazio poi tutti quanti voi che siete così numerosi qui presenti e come avete capito dalla presentazione di me che è stata fatta non sono un esperto di filosofia, non sono un filosofo, sono un ebraista e come è stato detto mi sono occupato di Spinoza soprattutto per questo libro che è appunto l'edizione e traduzione in italiano del compendio della grammatica ebraica. A cui sono arrivato grazie a pinatotaro Totaro e a Marco Cassuto Morselli. Con pinatotaro abbiamo fatto l'edizione, e leggendo e traducendo parola per parola quest'opera quest di Spinosa, incompleta, come sapete, ho maturato un interesse per questo autore e per una parte del Trattato Teologico Politico, in maniera particolare il capitolo settimo del Trattato Teologico Politico. quindi Andrei a iniziare. Se, se va bene come ritmo, Augusto, dimmi tu. In, okay. Mi pare che in, in sintonia la, se, leggeranno il testo in, in, in spagnolo, quindi io ritorno con, con te quando faranno le domande. Va benissimo, ok. Allora cercherò di andare lentamente nella lettura, però ecco se vedete che... Magari per il traduttore è troppo rapido, per favore eh, interrompetemi. Grazie ancora e eh, iniziamo. Eh, partirò con alcune informazioni di carattere generale. Il, il compendium di grammatica della lingua ebraica fu pubblicato in compiuto nel 1677, si trova negli opera postuma di Spinoza e fu pubblicato a cura di una stretta cerchia di amici del filosofo, che gli assegnarono l'ultima posizione nella raccolta degli opera postuma. Infatti, il compendium è preceduto dalla seguente admonizione: tutti i brani che leggerò in italiano sono quelli della mia traduzione. Benevolo lettore, l'autore si assunse l'onere di scrivere il compendio della grammatica della lingua ebraica che qui ti viene presentato, su richiesta di alcuni suoi amici appassionati studiosi della lingua santa, poiché sapevano bene che egli era stato istruito in essa sin da giovanissima età e che successivamente, per molti anni, se ne era occupato con impegno, esaminandone a fondo le caratteristiche e divenendone versatissimo. Se ne rendranno conto tutti coloro che, conoscendolo, non disdegneranno di leggere, quale che ne sia lo stato, questo libro, rimasto in compiuto per la morte prematura dell'autore, come molte altre sue opere. Te ne mettiamo a conoscenza come esso è benevolo lettore, senza dubitare che ti risulteranno graditi sia il lavoro dell'autore che il nostro desiderio di renderti un servizio. Da questo admonizio capiamo che i destinatari sono persone che non conoscono l'ebraico, ma non sono privi di conoscenze grammaticali relativi ad altre lingue. Come al latino e al greco. Ad esse Spinoza fa continuamente riferimento con un metodo comparativo che possa rendere più comprensibili le strutture dell'ebraico attraverso il loro affiancamento a quelle delle lingue note al suo pubblico, a cominciare dall'olandese e il latino. Ovviamente ciò lo porta anche a evidenziare elementi di differenza o assenti nell'ebraico rispetto agli altri sistemi. Già nella brefazione generale agli Opera Postuma, Ghieles, probabilmente il più vicino a Spinoza tra quelli della sua cerchia, descriveva la struttura e l'origine del Compendium, sottolineando la novità dell'approccio del filosofo. Egli colse gli elementi peculiari e caratteristici dell'impostazione spinoziana e in particolare. 1. Molti hanno scritto una grammatica della scrittura ma nessuno ha scritto una grammatica della lingua ebraica. 2. tutte le parti della lingua ebraica con l'eccezione delle interiezioni e delle congiunzioni e di alcune particelle hanno la valenza e le proprietà del nome. Su questo torneremo. ILS riporta anche la notizia, della quale si hanno anche altre conferme, del fatto che si trattava di un progetto a lungo coltivato da Spinoza. Alcuni hanno ricondotto l'iniziativa a un interesse generale sviluppatosi in Europa tra il XV e XVI secolo per la grammatica e la lessicografia, in particolare quelle ebraiche poiché in esse si esprimeva la Sacra Scrittura. Tuttavia, come sottolinea giustamente Pina Totaro, che seguo molto in questo discorso che sto facendo, il fenomeno era meno diffuso di quanto generalmente si creda, ed era per lo più limitato a cattolici o riformati. Piuttosto, secondo Pinatotaro, il contesto più appropriato per spiegare il compendium è quello di un complesso disegno filosofico all'interno del quale ha un suo ruolo anche una grammatica ebraica che non si limitasse a essere una grammatica della Sacra Scrittura. Lo studio grammaticale si intreccia con quello storico, filologico, naturale, eccetera. È un suo tassello irrinunciabile. Inoltre, una corretta conoscenza della lingua consente anche la corretta comprensione di quello che ne è il testimone maggiore e pressoché unico, vale a dire la Bibbia. Lo studio scientifico della grammatica restituisce, secondo Spinoza, alla Bibbia stessa una sacralità più profonda, poiché consente di comprenderne gli insegnamenti morali. E la libera dalle letture sbagliate, in particolare gli antropomorfismi divini e i presunti eventi miracolosi. Anche l'ebraico, infatti, è un prodotto umano, un sistema impiegato da una comunità nella sua evoluzione storica, le cui variazioni non sono solo diacroniche, ma anche sincroniche, legate alle diverse opzioni stil stilistiche dei parlanti e degli scriventi. Cito. L'analisi linguistica mostra così la sua complessa funzione nella delineazione di un nuovo concetto di sacralità delle scritture, connesso al rifiuto del loro carattere ispirato e alla ridefinizione dei racconti, delle storie e delle visioni dei profeti. Gli eventi particolari ai quali essi hanno assistito sono stati riferiti, trascritti e riadattati nelle scritture, ma non possono in alcun modo essere ammessi come tali dai filosofi, ho citato di nuovo da Pinatotaro. Una corretta conoscenza dell'ebraico era quindi uno dei presupposti necessari per una corretta comprensione di tutta la scrittura, Nuovo Testamento compreso, dal momento che Spinoza sottolinea come anche gli autori di questo fossero ebrei. A sua volta, però, Conoscere quella lingua non poteva ridursi alla descrizione delle forme presenti nella Bibbia, altrimenti si sarebbe creato un circolo vizioso. Un sistema linguistico era spiegato con una documentazione parziale che, considerata la sacralità ad essa attribuita, diveniva essa stessa lo strumento di conoscenza di quel sistema. In tal modo la grammatica perdeva il suo obiettivo e la lettura della scrittura era soggetta a continui fraintendimenti. Ecco allora che allo studio grammaticale bisognava restituire i caratteri propri e autonomi di quella scienza, a cominciare dalla storia della lingua, che era in grado di spiegarla come fenomeno storico legato ad una comunità e alla sua evoluzione. Questo è ciò che dice Spinoza nel Trattato Teologico-Politico nel capitolo 7. La scrittura e la natura hanno ciascuna la propria verità, il proprio sensus verus, che rispondono a grammatiche diverse. Applicare alla Bibbia la verità filosofica, che si basa sulla razionalità e categorie logico-deduttive, sarebbe un errore di metodo. La Bibbia si spiegherà attraverso la grammatica sua propria, la lettera, che dovrà però essere ben intesa per comprendere il messaggio complessivo e distinguere al suo interno il contingente dall'universale. Il problema è che la conoscenza profonda e completa della lingua ebraica è resa difficile dagli accidenti storici che hanno determinato l'assenza di un dizionario, di una grammatica o di testi di retorica che aiutino a comprendere ciò che la sola testimonianza biblica lascia oscuro, ancora trattato teologico-politico. Lo studio della biblioteca di Spinoza lascia intendere quanta importanza il filosofo desse a tali strumenti linguistici. Presupposto imprescindibile per chi si accostasse a quella lingua rifiutando l'idea della sua natura divina. A ciò si aggiungono alcune peculiarità dell'ebraico, come una fonetica che a volte produce scambi di suoni, ad esempio tra le gutturali, la mobilità di avverbi e congiunzioni, un sistema verbale i cui caratteri sono ben diversi dall'articolazione tra modi e tempi tipica delle lingue che noi definiamo indoeuropee né si deve dimenticare che la scrittura originaria non segnava le vocali e che Spinoza parla polemicamente della serie di segni che avrebbero dovuto facilitare la comprensione del testo, ma non lo fanno. Dice Spinoza nel capitolo 4 del Compendium, cito, Quelle che di solito vengono tramandate come regole relative agli accenti affannano gli studiosi della lingua ebraica più di quanto insegnino anche perché esse risulterebbero tollerabili se aprissero la via alla conoscenza o alla capacità di parlare la lingua. Invece, qualora si consultino quanti ne sono i maggiori esperti, tutti ad una voce affermeranno di ignorare il motivo di un così grande numero di accenti. Pertanto, continua Spinoza, credo che essi furono introdotti gli accenti da che i farisei presero l'abitudine di leggere la Bibbia in pubblica assemblea ogni sabato affinché non leggessero troppo velocemente, come di solito avviene con i testi liturgici ripetuti spesso. Per questo motivo lascio le loro sottigliezze ai farisei e ai masoreti che non hanno altro da fare e noterò soltanto ciò che sembra avere una qualche utilità. Fine della citazione. Come dice Pinatotaro, Binat è bene sottolineare ulteriormente il progetto complessivo di Spinoza, che rende la sua grammatica diversa nei presupposti e negli scopi da quelle dei suoi contemporanei. Per lui la conoscenza della lingua è un requisito essenziale per una corretta comprensione della scrittura, ma è al contempo un tassello della conoscenza generale del popolo che si espressa in quella lingua. Tale conoscenza complessiva veniva offerta anche linguisticamente a un pubblico per lo più di cristiani calvinisti che nutriva una serie di pregiudizi nei confronti dell'ebraismo. Il suo approccio, nel quale il linguista contemporaneo individua intuizioni notevoli, non riscosse invece una grande accoglienza. In ciò agirono anche il clima culturale, l'antigiudaismo diffuso, con come anche la vulgata che si diffondeva sulle idee del filosofo, in maniera particolare il suo ateismo. È possibile che fossero tali sentimenti a indurlo a non portare a termine un'opera di cui vedeva incompresi gli stessi presupposti. Terminata questa parte introduttiva, vado all'analisi direttamente di alcuni passi del compendium, prendendo in esame alcuni argomenti. Passo quindi ad alcuni passi che sembrano significativi nell'ottica dell'incontro di oggi pomeriggio e di quanto ho fin qui detto. Alcuni brani ho già letto nella parte introduttiva e quindi non vi tornerò. Il primo argomento che traggo dalla grammatica di Spinoza è quello dell'ebraico come una lingua da parlare. Siamo all'inizio del capitolo quinto, dedicato al nome. Secondo Spinoza. Come accennavo prima, tutte le parti del discorso, con pochissime eccezioni, sono riconducibili al nome. I grammatici, non avendo tenuto conto, hanno dovuto fare un artificioso e costante ricorso alla categoria delle forme irregolari, contrario a quanto si riscontra nell'uso. Dice Spinoza, cito: In latino il discorso si divide in otto parti. Mentre può essere posto in dubbio se si debba dividere in altrettante parti in ebraico. Infatti, tutti i termini ebraici, con la sola eccezione delle interiezioni, delle congiunzioni e di qualche particella, hanno la valenza e le proprietà del nome. I grammatici, non avendo tenuto conto di questo fatto, hanno reputato che fossero irregolari molte forme che, sulla base dell'uso linguistico sono regolarissime, ignorandone altre ancora necessarie per conoscere e parlare la lingua. Quindi, sia che gli ebrei abbiano ritenuto che le parti del discorso fossero tante quante quelle del latino, sia che ne abbiano considerate in misura minore, in ogni caso noi le riferiremo tutte, con la sola eccezione, come si è detto, delle interiezioni, delle congiunzioni. E di alcune particelle al nome, ragion per cui da ciò che segue risulterà chiaro anche quale grande semplicità ne nasca in questa lingua. Fine della citazione. Alcune cose interessanti da notare. La prima è che, come ho anticipato, Spinoza ricorre alla comparazione con altri sistemi linguistici, in questo caso il latino. Ciò, da un lato, dimostra come i suoi destinatari avessero competenza in tali lingue, dall'altro Fatto più rilevante, la comparazione consente al filosofo di spogliare l'ebraico di una dimensione sacrale che ne farebbe un unicum, una categoria più pertinente alla teologia che alla linguistica. Altro elemento di grandissimo interesse è il superamento della nozione di irregolarità. L'approccio degli altri grammatici è solamente descrittivo. Le loro opere sono essenzialmente repertori delle forme attestate nella Bibbia. Quando esse non rientrano apparentemente nei paradigmi consueti, sono spiegate come irregolarità, come eccezioni. Spinoza rifiuta questa via e, vedendo nell'ebraico i medesimi principi che regolano qualsiasi sistema linguistico o almeno principi analoghi, esplora vie alternative e qui la soluzione che propone è ricondurre al nome tutte le altre parti del discorso. Ovviamente ciò si può fare solo a partire dall'uso linguistico e perciò ho tradotto il termine latino eloquenzia come un riferimento alla lingua parlata, piuttosto che nel senso di stile o retorica come interpretano altri studiosi. Secondo argomento. Dice Spinosa, frase celeberrima, sono molti coloro che hanno scritto una grammatica della scrittura ma nessuno ha scritto una grammatica della lingua ebraica. Questa è probabilmente l'affermazione più nota che Spinoza faccia nel compendium. Egli polemizza aspramente, partendo dal discorso sui generi dei nomi nel capitolo 8, con, tra... con la tradizione grammaticale che, fondandosi esclusivamente sulla documentazione biblica, ha fatto costantemente ricorso. Alla categoria delle eccezioni. Il discorso si collega quindi a quanto abbiamo appena detto. Spinoza propone invece la grammatica di una lingua, non di un'opera. Grammatica, poi, che poi contribuirà alla maggiore comprensione dell'opera. Cito ancora Spinosa. I nomi con i quali si indicano i maschi o le cose che attengono i maschi sono maschili. Femminili invece, quelli con i quali si indicano le femmine o le cose loro attinenti. I nomi che invece servono ad esprimere altre cose sono di genere comune e, benché se ne trovino sempre moltissimi nella Bibbia, sia maschili che femminili, ciò accade senza un criterio. Si trovano infatti alcuni nomi che sono femminili in un solo luogo e che altrimenti compaiono sempre al maschile e, di contro, alcuni maschili in un solo luogo. Ad esempio, ala è ovunque di genere femminile, ad eccezione di due volte in due cronache capitolo 3, e perciò viene considerato dagli autori di genere comune. Ma se noi non avessimo avuto questo libro delle cronache, i grammatici non esiterebbero a porlo tra i femminili, mentre se ne avessimo di più, forse... Non esiterebbero a cambiare tutte le regole e considererebbero quelle che ora annoverano tra le eccezioni, come regola comune, e viceversa, la maggior parte delle regole come eccezioni. Infatti, per dirla con una parola, sono molti coloro che hanno scritto una grammatica della scrittura, ma nessuno ha scritto una grammatica della lingua ebraica. Fine della citazione. Questo passaggio conferma di nuovo che lo scopo di Spinoza non era creare un'altra grammatica descrittiva dell'ebraico biblico, ma creare uno strumento di conoscenza e produzione di lingua ebraica, intesa come organismo di cui fosse possibile stabilire, al pari delle altre lingue, regole non desunte da quello che ne era un prodotto letterario, seppur in sostanza l'unico testimone e di grandissimo prestigio. Il motivo di ciò è da vedersi. Oltre che nel fine linguistico in sé, anche nei limiti che egli avvertiva nelle grammatiche bibliche, appiattite sulla descrizione dei fatti lì presenti, a prescindere dalla loro verosimiglianza linguistica. Qui Spinoza ha gioco facile dimostrare che, trattandosi di un corpus estremamente selezionato, fermarsi ad esso equivaleva a imporsi un sistema continuo di regole ed eccezioni soggette non alla lingua ma alla disponibilità e alla tipologia della sua documentazione. Solo in tal modo la grammatica ebraica poteva entrare nel progetto generale di Spinoza e divenire strumento di conoscenza dello sviluppo storico del popolo ebraico, liberandolo dai pregiudizi cui esso andava incontro. Terzo argomento, la concezione del tempo per gli ebrei quale emerge dalla lingua. Partendosi Dall'analisi del sistema verbale ebraico, nel capitolo tredicesimo, Spinoza afferma come l'opposizione binaria in esso presente tra azione compiuta e incompiuta riveli una concezione del tempo lineare in cui il presente è il punto che distingue passato e futuro. Cito da Spinoza: Gli ebrei sono soliti riferire le azioni a nessun altro tempo che al passato e al futuro. Sembra che la ragione di ciò sia che essi non hanno distinto se non queste due parti e che hanno considerato il tempo presente come un punto, cioè come la fine del passato e l'inizio del futuro. Sembra, intendo dire, che abbiano paragonato il tempo a una linea della quale, senza dubbio, i punti sono considerati come la fine di una e l'inizio dell'altra parte. Fine della citazione. Qui viene esposta la teoria tradizionale, fondata per lo più sulla grammatica araba, della opposizione aspettuale del sistema verbale ebraico tra perfetto, azione compiuta, e imperfetto, azione incompiuta, e quindi presente futuro. Opposizione che si può comprendere confrontandola con quella latina tra perfectum e infectum. Si tra di un esempio significativo del modo in cui Spinoza intenda una corretta comprensione linguistica funzionale a fare luce anche su altri aspetti della cultura del popolo che si esprime nella lingua studiata. In questo caso, il sistema verbale è il riflesso della più generale concezione del tempo. Quarto argomento. Il fine della scrittura è insegnare la lingua o le cose Discutendo varie forme di interattivo, nel capitolo quindicesimo, di nuovo Spinoza si scontra con l'attitudine dei grammatici a impostare il proprio studio sulla considerazione rigida delle forme attestate. Tale atteggiamento priva la linguistica del suo vero fine, quello cioè di comprendere il contenuto di coscienza veicolato dalla lingua. In tal modo si riduce la scrittura ad un semplice repertorio di forme senza badare alle cose. Dice Spinoza, citazione, come imperativo è considerato regolare e cita alcune forme di imperativo poiché si trova di frequente nella scrittura. Invece, e cita altre forme di imperativi, dal momento che non si trovano se non una sola volta nella Bibbia, sono considerati o come regolari oppure vengono del tutto ignorati. Non so se abbiano creduto che il fine della scrittura fosse insegnare la lingua e non le cose. Fine della citazione. Spinoza è molto chiaro. Abbiamo un importante testimone di una lingua, la Bibbia ebraica. L'approccio linguistico ad essa determina anche una comprensione dei fini della grammatica e della Bibbia stessa. Individuare continue alterazioni linguistiche solo sulla base della documentazione scritturistica necessariamente incompleta e imperfetta, carente di un corredo di studi grammaticali comparabile a quello di lingue come il greco e il latino, fa sì che si dimentichi che questa scrittura nasceva con il fine di veicolare un contenuto, cioè delle cose, e non di attestare forme linguistiche. È il grammatico che deve prenderne coscienza e applicando un metodo adatto andare oltre la documentazione e le sue presunte irregolarità. Anche su questo tornerò. Quinto argomento: l'ermeneutica attraverso una corretta analisi linguistica. Spinoza sta trattando la coniugazione causativa passiva, chiamata Hofal, nel capitolo XIX, e in particolare l'imperativo. Attraverso la sua interpretazione del valore del modo imperativo. Spinoza fornisce una plausibile interpretazione del comando dato da Dio a Mosè in Deuteronomio 32,50, mostrando come la prima esegesi nasca da un corretto lavoro linguistico. Citazione di Spinoza: Ciò che poi i più sostengono, cioè che questi verbi siano difettivi dell'imperativo, dal momento che naturalmente. Nessuno può comandare ad alcuno ciò che dipende dall'agire altrui, si può respingere facilmente. Infatti, il modo imperativo indica tanto l'ordine quanto il volere. Quando Dio dice a Mosè muori su questo monte, non gli ordina certo di morire, bensì esprime soltanto il suo decreto e la sua volontà in relazione alla vita di Mosè. Fine della citazione. Questo ci riconduce a quanto abbiamo detto nella sezione introduttiva e ai rapporti con il trattato teologico-politico. La corretta comprensione linguistica è funzionale e presupposto indispensabile per una corretta esegesi. Di nuovo, la lingua si rivela parte di un sistema più complesso. Sesto argomento, ci avviamo alla conclusione, l'analogia. In alcuni passi del compendium, Spinoza impiega i termini analogus e analogia. Ne riporterò uno preso dal capitolo ottavo, nel quale descrive i mutamenti vocalici che occorrono nel passaggio dallo stato assoluto a quello costrutto. Cito Spinosa La vocale zere in penultima posizione talvolta si muta in jiva, quello in ultima posizione talvolta in patà. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, tanto l'ultimo quanto il penultimo rimangono senza mutazioni. In realtà queste cose ed altre ancora del genere sono assai incerte. Infatti si troverà in un unico e medesimo nome che ora muta, ora conserva il serè e che, il che dimostra che nella scrittura i dialetti sono tra loro confusi. Perciò, tanto ogni serè quanto il Camez in ultima posizione, possono in qualunque caso mutare o rimanere a piacimento, ad eccezione però del seré innanzi a Iod, che per la generale regolarità della lingua, la analogia, deve rimanere. Fine della citazione, mi scuso che questa è stata una citazione un pochino tecnica, andiamo al commento. Spinosa parte dalla constatazione di alcuni comportamenti non coerenti nel fenomeno che sta descrivendo, che giustifica come varianti dialettali. Sente il bisogno di farlo perché ciò va contro un principio che egli segue, quello appunto della analogia e ho tradotto generale regolarità della lingua. Come sottolineato da Klinschmidt, i grammatici ebrei si servivano da lungo tempo di un metodo detto mishkal, alla lettera peso, che poteva derivare dalla tradizione araba ma somiglia molto al concetto di analogia della grammatica greca e latina. Consisteva nella costruzione di paradigmi grammaticali completi per le diverse parti del discorso ed era ancora in uso ai tempi di Spinoza e usato anche da Menasseb ben Israele. Serviva anche a coniare nuove parole, come avvenuto per l'ebraico moderno. Quanto al mondo classico, l'analogia era in competizione con un'altra tendenza grammaticale, l'anomalia. Se quest'ultima era propensa ad accogliere nella normativa grammaticale forme non sempre coerenti con i paradigmi, l'analogia insisteva sulla necessità di una regolarità che garantisse l'uniformità dei sistemi linguistici. In Spinoza il concetto è impiegato anche in relazione al tipo di documentazione disponibile per la lingua ebraica, vale a dire la Bibbia. Essa poteva essere sufficiente solo per coloro che, come si è visto, pensavano che la scrittura volesse insegnare la lingua e non le cose, ma non era così e allora occorreva un metodo attraverso cui ricostruire quelle forme che non erano attestate non perché inesistenti, ma perché non si avevano parlanti ebraico, repertori lessicali e grammaticali, eccetera. Era evidente che quel documento letterario non poteva esaurire la totalità della lingua. Che Spinoza vuole invece recuperare proprio perché intende scrivere la grammatica di una lingua e non di un corpus letterario. Ecco allora che, usando proprio la formula, cito Spinoza, non dubito che altre forme di un certo fenomeno siano state anche, fine della citazione, Spinosa ricostruisce quelle forme non attestate. Che potevano però presumersi tali proprio in ragione della regolarità analogica dei paradigmi. Il filosofo si avvicina molto, in tale modo, alla linguistica comparativa moderna, che ricostruisce forme mai attestate attraverso il confronto tra le lingue storiche. Spinoza, insomma, in qualche modo inventa l'asterisco dei fenomeni grammaticali e linguistici mai presenti nella documentazione. A nostra disposizione, ma che l'approccio scientifico riesce a ricostruire. Finiamo con un ultimo esempio tratto da Spinosa. Una nota tratta ancora dal capitolo ottavo, in un passaggio relativo all'infinito assoluto. Cito Spinoza. Spesso gli infiniti nello stato assoluto corrispondono ai passati. Pertanto non dubito che forme dell'infinito siano state anche, e qui Spinosa cita altre forme di infinito non presenti nella Bibbia ebraica, ma che lui ricostruisce sul principio linguistico dell'analogia. Insomma, ecco che di nuovo il Compendium si rivela da un lato come un'opera tesa al passato, nel senso che vuole aiutare alla comprensione della lingua del testo biblico come fenomeno di un dato contesto storico che va compreso e studiato insieme alla lingua stessa. Dall'altro, però, nella volontà di recuperare la conoscenza di una lingua attuale, presenta una serie di intuizioni che si sarebbero ritrovate nella glottologia dei secoli successivi. Grazie. Adesso iniziamo il momento delle domande e delle risposte, naturalmente. Io farò la traduzione dallo spagnolo all'italiano dall'italiano allo spagnolo, sia delle domande che delle risposte. Io credo che Marcos... Obrigado, eh, grazie per questa presentazione. Vorrei porre alcune domande. Eh, da ebraista, eh, come valuta questo compendio? Eh, come ebraista, eh, ritiene che Spinoza abbia una profonda conoscenza della lingua ebraica? o semplicemente dell'ebraico delle scuole elementari? Questa è la, la prima questione. Do, do, sono due questioni. Una. La terza, come insegnante di ebraico, consideri questo metodo veramente didattico? E, e per pensi davvero che il compendio sia incompleto oppure sono già presenti tutti gli elementi della sintassi? Grazie. Ok, comincio a rispondere dalla prima. Ehm, il Compendium è un'opera estremamente interessante, e, la lettura non è piacevolissima, il latino in cui è scritto il Compendium non sempre è molto piacevole ed è un'opera estremamente tecnica, quindi ha un suo interesse, sicuramente la valutazione è positiva però dobbiamo avere presente che abbiamo a che fare con una grammatica. Poi la seconda domanda, Spinosa conosce l'ebraico? A mio avviso decisamente sì, e lo conosce talmente bene che, come ho provato a farvi vedere da alcune citazioni, addirittura ricostruisce forme che non sono attestate nell'ebraico biblico, quindi è una conoscenza non solo passiva ma anche attiva della lingua. La terza domanda, se sia un'opera didatticamente utilizzabile, non per il contesto moderno, ma anche perché, come forse di nuovo avete notato, Spinoza molto spesso diventa polemico in questa grammatica, attacca gli altri grammatici e questo ne fa qualcosa in più che un semplice strumento didattico per studiare l'ebraico. L'ultima cosa sì, è un'opera incompleta, la, la parte sintattica è soltanto a volte accennata, ma non c'è assolutamente una trattazione della sintassi paragonabile a quella della morfologia. Grazie, grazie. Eh, Juan Facundo Irene, Sidor. Juan Facundo. Buono. Eh, antes que nada, agradecerles eh, a todos, eh, pero especialmente al, al doctor eh, por, su, por su charla y, y bueno, un poco por, por la presentación que hizo. Eh, una pregunta capaz para insistir en, en lo mismo, pero ¿la gramática de Spinoza fue utilizada por o, o es posible de ser utilizada por traductores de la, de la escritura? ¿Fue utilizada por los traductores después de Spinoza eh, para, para traducir la, la escritura? ¿Es una herramienta de, de traducción? Ok. La pregunta es: ¿la, la, gramática, si la gramática de Spinoza ha stata utilizada por traductores o puede ser utilizada por traductores? O sea, en, su, en su contexto está empleada como un, un instrumento para traductores? No, no, non penso, francamente, perché in realtà quello che Spinoza vuole fornire è uno strumento di conoscenza della lingua prima ancora che per tradurla, per comprenderla. Perché comprendere quell'opera significa comprendere anche tutto quello che c'è intorno. Per questo Pinatotaro dice che la grammatica è un tassello di un'operazione intellettuale più ampia di Spinoza. Perfetto, conmigo grazie. Eh, Irene? Eh, sì, io... Eh, mi potete ascoltare? Sì? Sì, mi sentite? Sì. Eh, intervengo in italiano. Eh, sì, la mia domanda riguarda i destinatari della eh, grammatica ebraica mm. di Spinoza e questo è un punto importante perché a seconda dell'idea che Spinoza si faceva dei destinatari eh, della sua opera si intende meglio il suo obiettivo il suo progetto hm? qual era lo scopo che Spinoza si proponeva con questo suo lavoro sulla grammatica ebraica Ora, questi destinatari, a mio modo di vedere, poi il professor Gargiullo mi dirà se la mia impressione sia giusta. Questi destinatari erano soprattutto eh, coloro che esercitavano una lettura critica eh, del testo biblico. La comprensione del testo biblico voleva dire separare l'essenziale dal contingente, dallo storico. E quindi. L'opera di Spinoza è dissacrante. Per la tradizione ebraica, Spinoza ha un atteggiamento, riguardo alla tradizione ebraica, Spinoza ha un atteggiamento fortemente critico. Il Pentateuco non l'ha scritto Mosè, ecco, mentre la tradizione eh, eh, rinviava alla figura di Mosè come, come eh, autore del Pentateuco. E secondo Spinoza il Pentateuco risale a un'epoca successiva, all'epoca di Esdra e Neymia, eh, quando si, compor si comporrà il Pentateuco. Quindi lo studio dell'ebraico doveva servire a coloro che leggevano la grammatica ebraica per esercitare un'attività di critica, soprattutto di critica e dopo aver compiuto la critica comprendere il testo ma si trattava di dare strumenti linguistici per eh, innanzitutto esercitare un'opera di comprensione, ma di tipo storico, poi si poteva comprendere il senso della scrittura, separando lo storico dal, dall'essenziale. Quindi io sottolineerei come i destinatari della grammatica ebraica fossero non tanto gli ebrei, ma coloro che eh, avrebbero esercitato, gli storici, gli esegeti che non erano particolarmente legati a confessioni religiose, che avrebbero esercitato un'attività critica eh, per separare l'essenziale eh, dal, dal contingente. Questo mi pare eh, il progetto di Spinoza. Tant'è vero che poi. Nell'Ottocento, con tutta la critica biblica successiva, proprio questo suggerimento di Spinoza fu accolto. Eh, ecco, io volevo fare questa domanda che riguarda i destinatari della grammatica ebraica e perciò quale potesse essere il suo progetto. A me pare un progetto eh, di un lettore della Bibbia che soprattutto voleva... Eh, eh, esercitare una critica della tradizione ebraica una forte critica della tradizione ebraica per separare l'essenziale dal eh, dal da quello che non aveva più valore hm? ecco questa è la mia domanda grazie professoressa dividerò la risposta in più frasi per facilitare Augusto nella traduzione allora, sono d'accordo con l'idea che Spinoza critichi la tradizione. Eh, se leggiamo di nuovo l'inizio del capitolo settimo del trattato teologico-politico, vediamo che lì Spinoza attacca frontalmente coloro che nella esegesi fanno dire alla Bibbia ciò che la Bibbia non dice. Detto questo, secondo me però il fine di Spinoza non è soltanto quello di decostruire con un approccio soltanto storico-critico. Secondo lui la lingua, insieme alla storia del popolo e a tutto quello che dice nel capitolo 7, serve a comprendere meglio il messaggio divino che comunque c'è sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Quindi un corretto approccio alla lingua, che significa un corretto approccio alla storia del popolo che in quella lingua si è espressa, serve a recuperare il vero messaggio contenuto all'interno della scrittura, che da Spinoza non è negato, anzi è come se lui si rammaricasse del fatto che un Cattiva conoscenza linguistica, una cattiva conoscenza storica producono una serie di fraintendimenti del testo biblico. Eh, Isidor? Después hacemos otra ronda. Eh, Se sí, muchas... alguien quiere agregare algo, Irene, facciamo bueno, otra ronda. Sí. Muchas y gracias. Yo... Mi pregunta no es tan profunda ni tan larga. Eh, simplemente yo quería preguntar al profesor qué influencia tiene en su gramática, en la gramática de Spinoza, eh, el hebreo misnaico y el hebreo medieval, porque son dos hebreos que son, son an, an, posteriores al hebreo bíblico. Entonces, no sé si hay cierta influencia de ambos de ambas, uh, ambos hebreos en, en el texto de Spinoza. Muchas grazie Isidoro. Okay, la, eh, la mia domanda è se c'è qualche influenza nel compendio dell'ebraico eh, mishnaico o medievale, medio eh, E se c'è questa influenza, che, che tipo di influenza è? È una domanda molto interessante perché tocca anche un altro aspetto eh, che è discusso dagli studiosi. Se cioè Spinoza avesse avuto una formazione profonda rispetto al giudaismo rabbinico, e su questo rimando agli studi di Isaac Melamed che se ne è occupato approfonditamente, dal compendium non si possono ricavare dati sicuri perché non ci sono citazioni se non dal testo biblico. Tuttavia, vado a memoria, un paio di forme che lui cita e che non si trovano nella Bibbia, un paio di fonti grammaticali, le ho trovate invece nel Talmud, il che potrebbe dare l'idea quantomeno di una familiarità di Spinoza anche con quell'Ebraico. Bene. Fernando, el profesor Fernando Mancebo. Gracias. Eh, tenía tres preguntas. Una, creo que ya la respondieron con bueno, la pregunta de Isidor, si había algún tipo de o alguna forma de rastrear en el hebreo que Spinoza estudia y expone influencias del hebreo postbíblico. Como por ejemplo, quizás se ve en el Tratado Teológico Político, donde Spinoza se cuida de tradu cómo traducir Olam, cómo traducir la palabra Dabar al, al latín. Pero bueno, creo que con esto se, ac se aclaró. Y la pregunta, eh, la siguiente sería algo así como: eh, si el, esta suerte este de reduccionismo que hace Spinoza, al modo, modo metodológico, de eh, todas las partes del discurso al nombre o sustantivo, podría ser una vía para pensar las relaciones entre la gramática de la lengua hebrea y la estructura de la ontología de Spinoza, donde también hay un reduccionismo al, a la sustancia única. ¿no? Lo pienso en, en un marco similar al de Van Benist, cuando hace esta, este vínculo entre la metafísica aristotélica y el griego, de, de la lengua griega en la época de Aristóteles. Mm -hmm. eh, Dale bueno, un creo respiro, que es eso. Fernando. Eso ah. sería. Sería eso sería. Sí, una eso. Después, después tengo, después tengo Lo otra, uso. pero la hacemos después. ¿sí? No sé si fui claro, si no vuelvo. A... Sí, sí. Okay. En, en sustancia, él si, voleva hacer dos preguntas, pero una ya ha sido más o menos respondida. Eh... Nella domanda precedente, nella risposta precedente, però comunque voleva sapere eh, Fernando: voleva sapere se eh, in qualche modo il compendio eh, spiega eh, attraverso questo, questa riduzione metodologica la, nella spiegazione ai nomi e ai sostantivi. Può essere un strumento per capire eh, questa tendenza di Spinoza in altri testi, per esempio la Etica o il Trattato Teologico Politico, se non ho capito male. a, la a Questa riduzione ontologica, cioè che rimanda alla sostanza unica, ovvero a Dio, per esempio nell'Etica, se non ho capito male. E soprattutto se questo ha un riflesso con altre tendenze. Come, ave, come hanno fatto altri autori eh, nel caso dello studio classico greco eh, e nel caso di Aristotele speci eh, specificamente, che rimanda sempre tutto a una sostanza unica. Sì, grazie. Eh, rispondo per la parte linguistica su quella filosofica. Immagino che ci siano persone più titolate di me uh, a rispondere tra i presenti. Dal punto di vista linguistico non è una innovazione. Assoluta nella grammatica ebraica, la riduzione di tutte le parti del discorso al nome. La vera innovazione è come Spinoza utilizza questa riduzione. A lui serve, e qua forse c'è l'elemento interessante anche a livello filosofico per azzerare quell'approccio grammaticale. Che distingue costantemente tra forme regolari ed eccezioni all'interno del testo biblico. Secondo Spinoza, buona parte di questo approccio deriva dal non aver capito che tutto l'ebraico si comporta come il nome. Tutta la lingua ebraica dice lui alla valenza, la forma del nome. Se i grammatici avessero capito questo non avrebbero parlato di eccezioni, forme irregolari e così via. Quindi questo è molto interessante perché alla fine Spinoza ripete, hanno verso l'ebraico un approccio come se quella lingua servisse a descrivere una lingua, per l'appunto una grammatica, e non a comunicare delle cose. Yeah. Gracias. Okay. Gracias, eh, Marcos... eh, grazie. Grazie eh, Fernando. Marcos. Grazie. Una domanda, ma eh, non potremmo considerare la presenza di queste forme talmudiche eh, come tratte dalla grammatica di Wuxtorf e non direttamente da fonti talmudiche? Allora, grazie per questa domanda perché mi permette di precisare quello che ho detto prima. Eh, nel compendium non ci sono citazioni talmudiche, ci sono alcune singole parole che non si trovano nella Bibbia ebraica e si trovano invece nell'ebraico rabbinico, nell'ebraico del Talmud, ad esempio ed è assolutamente possibile che non derivino, come suggerivo prima, come possibilità da un rapporto diretto con il Talmud, bensì dai grammatici che Spinoza ha utilizzato. Può senz'altro essere, è senz'altro possibile la sua ipotesi. Quello che è molto interessante, a mio avviso, che fa Spinoza, è ricostruire le forze. Menos atestados. Quello, por si es el aspecto realmente más interesante de su trabajo. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien quiere? ¿Alguien que haya preguntado antes? ¿Si quiere una nueva inquietud? Bueno, simplemente pensar en que en el hebreo misnaico eh, se pierde todo lo, en el sistema verbal, todo la, los, el bazo conversivo, conversivo se pierde totalmente, con lo cual, si espinosa en su gramática. Recupera, el baf conversivo quiere decir que su gramática es de hebreo bíblico, en realidad, ¿no? Ok, Simplemente la pregunta riguarda al, al hebreo misnaico. Eh, Isidor, si quiere se, eh, en el caso en cui si perda, eh, una, el que se pierda el hebreo misnaico en el texto de Spinoza, si posa pensar, ¿eh? ¿qué es lo que se puede pensar si se pierde el hebreo? En el hebreo bíblico, hay en el hebreo, eh, eh, bíblico, ay, en el, el hebreo eh, rabínico, los conversivo, conversivos que hay en el hebreo bíblico se pierden o no se pierden. Él en su gramática recu recupera los baz conversivos en los verbos. Quiere decirse que el pasado, el, el, el pretérito es un, es un futuro, o un futuro es un pretérito en función de si es discurso o es narración. Ok. En, en la Biblia, me refiero, en, en, en el texto bíblico. Bueno, allora, la, la cosa que sí si, si quiere decir es que eh, en el texto de Spinoza hay eh, cuestiones que pueden spiegare. Se c'è un'influenza un di caratteri specificamente rabbinici oppure tutte queste riflessioni sul passato, il presente, le funzioni grammaticali del, pre, del, del perfetto e l'imperfetto, de sia del BAF, conversivo. sia buff, del buff, buff conversivo. Non so, è un poco confuso, eh, no, in realtà, no. Nel senso che. Non avendo la parte sulla sintassi, lo spazio che Spinoza dedica a questi argomenti è molto ridotto. La parte generale che tratta del verbo è quella che ho citato prima. Lui dice che in ebraico non c'è l'idea del presente. Dice che il presente è come un punto perché lì si incontrano il passato ed il futuro. E quindi in questo lui è molto tradizionale perché oppone quello che noi chiamiamo il perfetto e l'imperfetto, però non fa un discorso prolungato sul valve conversivum, non ne parla sostanzialmente e quindi questo non consentirebbe neanche un paragone con l'ebraico successivo, proprio perché non affronta in maniera approfondita questi aspetti sintattici. La parte che abbiamo noi è tutta morfologia, è tutta descrizione di forme. Poi certo, quando all'inizio del capitolo dedicato al verbo, alla coniugazione, parla dei tempi verbali, un po' lo dice, però lo dice in quei termini che ho detto, ponendo il passato al futuro con il presente che è soltanto il punto di incontro. Grazie, grazie mille. Marcos nuevamente. les ah, parece? Dos, dos preguntas más porque ya en Europa es muy tarde. <laughs> Así que bueno. Gracias. Um, ¿cuánto, debe ¿Cuánto debe el hebraico moderno a esta gramática? ¿Cuánto debe el hebreo moderno a esta gramática, la gramática de Espinosa? ¿Puedo explicarme mejor en qué sentido? Mi puoi spiegare in che que senso questa domanda? Eh, nel senso della ricostruzione de, delle de parole non attestate. Nel senso della ricostruzione delle parole non attestate. Eh, non credo molto direttamente perché voi tutti sapete qual è stato il destino di Spinoza all'interno del mondo ebraico. Quindi non credo che sia stato ripreso direttamente eh, per quanto ne so io però i meccanismi per riprodurre una lingua morta come lingua viva sono quelli e sono quelli che descrive spinoza perché per l'appunto lui dice molto spesso in quello che ci è rimasto nel compendium noi abbiamo queste forme ma io non dubito che ci sia stata anche quest'altra forma e quello allarga una lingua, non la allarga dal punto di vista lessicale, chiaramente, ma la allarga dal punto di vista grammaticale. L'ebraico moderno ha avuto bisogno di una grande innovazione dal punto di vista lessicale, chiaramente, per dire quei termini che nell'ebraico biblico non esistevano. Grazie, grazie. Fantastico. Eh... ¿Alguna intervención más o alguna pregunta, alguna inquietud? En esta conferencia que se ha convertido realmente en Talmúdica por la precisión, el detalle y la atención a las minucias y los márgenes. Bueno, eh, vamos a hacer un aplauso para Máximo y también para Augusto que se merecen un aplauso y... Y para los participantes europeos, que espero que se hayan tomado un buen café, Illy de Trieste, para haber pasado, llegar a estas horas. Este, y bueno, la verdad es que, que hay un doble placer que hemos compartido. Primero, el de la lengua italiana, que no sé, a, a los hispanoparlantes seguramente les ocurrió que realmente nos resulta un placer escuchar el italiano. Eh, General, lo entendemos. No, no, fácil para nosotros. Es un placer como ha sido un placer cuando la profesoresa Irene también es, es un, también la erudición y esto que se ha convertido en una suerte de miniAM este, un, y una especie de, de grupo aparte de estudio este, eh, muy casi talmúdico, minucioso y este, puntilloso. Eh, de nuevo le agradecemos al profesor máximo. Eh, realmente gracias está una lectura fantástica la de hoy y, y, y los esperamos para una conferencia seguramente el mes que viene. Eh, y bueno, gracias por haber compartido, gracias por la inteligencia de todos ustedes, las excelentes preguntas y, y el trabajoso, la, 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 la trabajosa tarea del espíritu este, de, de diseccionar estas cuestiones. Bueno, muchas gracias y nos vemos entonces seguramente. Es eso, no. Gracias a vos, gracias a vos, todos, de parte mía. A, vos. A, a, a Augusto, gracias, a Fernando gracias. y a todas las personas que han tenido la paciencia de ascoltar. Gracias, mila. Ha gracias. sido un placer. Gracias. Buona serata. Buonasera. Buonasera